La croce è essenziale per un cristiano, non possiamo farne a meno. La croce spaventa, talvolta fa paura. Gesù stesso ha pianto e ha sudato sangue pensando alla sua croce, però chiede anche a noi di prenderla e di seguirlo. La strada è quella. Si spaventa anche Pietro. Pietro, che c'era stato dato come roccia, come punto di riferimento, lui stesso, di fronte allo scandalo della croce, ha paura, ma ragiona secondo gli uomini, non secondo Dio. Dio ci pone la croce di Cristo come essenziale, prima di tutto quella del Signore, perché con la sua santa croce ha redento il mondo. Se Cristo fosse sceso dalla croce, noi oggi non saremmo qui. Però invito anche noi a saper prendere la nostra ogni giorno. E allora qui viene una riflessione. Ma soffrire il dolore, la croce quotidiana, è da respingere o è un elemento di maturità personale? È per il dolore o è per la gioia? Esiste una gioia che non sia frutto di sofferenza? Forse solo il surrogato, ma non la gioia vera. Quando prima c'è stato un sacrificio, dopo c'è una gioia più profonda. Quando si è sperimentato la croce, dopo si è imparato la vita. Chi non ha sofferto, chi non ha portato la croce, chiacchiera. Chi ha portato la croce, parla, dà testimonianza, da lezioni di vita. Gesù non ama farci soffrire, però, come per lui, anche per noi, ci fa capire che senza sofferenza non c'è maturità umana. E allora la sofferenza come segno di gioia, come segno di pienezza. Quando nella vita mi viene chiesto un sacrificio, non lo posso rifiutare come un qualcosa di anormale, di cattivo, di malefico. No, è essenziale per me, come uomo, come cristiano. Senza la croce non sarei me stesso. Buona domenica.